Facciamo entrare la regina, guarda che un momento anche un po' c'è posta per te. Ciao. Hola, ciao! Come stai? Vedo, cosa parlavo qua? Italiano, spagnolo? Italiano, italiano. Mozzarella. Ci siamo presi apposta perché c'era un'abbondanza così di contenuti. Allora, Elettra, come stai? Bene, tu? Bene, bene, tutto bene. Con lo spagnolo ho già dato, con Abraham, sì, ho già fatto una chiacchierata con lui. Mi ha raccontato tutto, stava venendo a vedere se eri pronta. Sì, prontissima. Mi ha detto, però, Elettra, vado a vedere dov'è, però sappi che Elettra è sempre ok. Io ho detto, me ne ero già accorta anche senza conoscerla. Allora, raccontaci un po' cosa fai tu questa settimana a Milano durante la Pride Week. Allora, praticamente, non so se sai... Qualcosa mi hanno detto, dai. Ah, non sai tutto? Qualcosa, allora, qualcosa. Niente, praticamente... ho condotto Ex on the Beach. Infatti Italia. Io dopo so che tu hai già avuto contatti con questi ragazzi, poi gli vorrei fare delle domande. Sì, ti prego, no, fanno morire. Io ho visto certi pezzetti, cioè morta proprio. Ex on the Beach quando andrà in onda? Prima di tutto Elettra presenterà questo programma che si chiama Ex on the Beach, poi avremo tutto il cast completo, però se vogliamo già dire ai nostri amici quando e dove sintonizzarsi, allora, almeno... Sky 130, Beaches 130, ok, non ce lo dimentichiamo. 130 bici. A settembre. Inizieranno sicuramente a vedere la promo. Tutto quanto e conduce Elettra Lamborghini. Quindi mi raccomando, non perdetevelo. Però io so che tu, a parte Ex on the Beach, di cui poi avremo occasione di approfondire dopo, so che questa settimana hai degli impegni. Stasera. Tipo stasera. Cosa devi fare? Un saluto al Pride. Abbiamo delle voci che arrivano. Io non so mai se posso dare delle. Se posso dire delle cose oppure no. Dico? Posso dire tutto? Posso dire tutto. Allora, Elettra sarà una delle protagoniste del Pride di questa settimana. Quindi oggi, in realtà non è settimana, è oggi, domani sono è sabato. Quindi adoro, aspetta, mi sono persa questo momento. Ridimmelo, cosa sei tu? Lesbo Princess. È la Lesbo Princess. Ovvio. Io questo non lo sapevo, ma si vola proprio altissimo. Questa sera, dove fa il saluto Elettra? Non voglio fare figure. Italia Nord. No, vabbè, a dove? Sì, perché questa sera ci sarò anch'io. Praticamente noi ci vedremo H24. Ci saranno le selezioni del Nord Italia per quanto riguarda Mr. Gay. E ci sarai anche tu, Carla Miele. Galattici proprio stasera. Si vola. Tartarugoni tutti uno. Ma infatti... Aspettate. Io cosa le ho voci, detto? Le voci. Ma non ho detto il gay più bello d'Italia? Beh, scusatemi, se è un concorso di bellezza per se gay sarà il più bello, no? No, comunque, ecco. E c'è anche Abraham. Sei contenta? Domani sì, sera lui ha un DJ set. Sì. Lo sai? Sì, mi volevano farmi tipo una sorpresa, però l'ho sgamato, quindi non ne sapevo niente. No, ma come? Come hai fatto a sgamare così. Abraham? Stavo chiamando per telefono, sento la voce e tu, è lui? Poi l'ho postato su Instagram, ovviamente, tac. Sì, vabbè, però anche lui poteva nasconderti le stories, eh. Vabbè, comunque, Abraham. Tra l'altro ha detto Elettra Lamborghini, ho dovuto correggere. No, quindi se poi gli vuoi tirare le orecchie, è liberissima. No, come la B di B. Sì, loro fanno tipo Basca. Sì, Basca. Basca, vabbè, c'è un po' una confusione. Elettra, io vorrei fare delle domande ai concorrenti di Ex on the Beach, ma ho paura a farle senza di te. Stai qui. Ah, buono. Ragazzi, dove sei? Madonna! Muscoli ciao, che arrivano, ciao, ciao, ciao a tutti. Sì, ragazzi, sono incollata alla sedia, non posso alzare. Ecco, accomodate, fate sedere le ragazze. Vai, ragazze. Ragazze, noi siamo all'impiedi. Lui numero uno. Allora, aspetta. Allora, facciamo un attimo una carrellata di nomi. Renato, Michele, Naomi, Federica, Delian, Jessica. E basta, ok, ci siamo tutti. Sì. Non possiamo svelare niente di quello che succederà nel programma perché andrà in onda a settembre, però un aggettivo, te che ti vedo bello tonico, per descrivere l'esperienza di Ex on the Beach. Unica. Ok. Una bomba. Una bomba, ragazzi, tutto attaccato, 4B, una bomba. Allora, cosa, non rivelate niente, ma cosa possiamo aspettarci? Hai presente di tutto? Presente degli ex a casa? Allora, degli ex me li posso immaginare, io non ne ho mai avuti insieme si fanno una cosa. Molto bene. Allora, degli ex in una casa, ok? Tutti insieme. Sì. Ma ex che si sono lasciati da poco tempo, da tanto tempo. Ogni storia è a sé, un po' come a C'è posta per te. Bravo. Noi abbiamo tutti ok, quindi ragazzi di tutto. Sì.
Ma quindi lo rifareste tipo domani, immagino? Ma pure ora, rifareste? Ma pure ora? Vogliamo fare ora? Vogliamo fare ora? Volete fare una puntata? Vogliamo fare? Facciamo tutti insieme? Io giuro che mamma MTV non ho detto niente. Vanno tutto loro, pure senza ex. Ragazze, voi come come ve la siete? Meglio. Voi cosa vi aspettavate, cioè rispetto alle aspettative che avevate di questo programma, com'è andata? Io penso di aver dato il meglio di me. Okay. Tanto aspetta, questa forse lo capiremo. Lo scoprirete. Questo avanti, è uno spoiler. È uno spoiler. Lanciamo l'hashtag ufficiale di Ex on the Beach. Sì. E come si scrive? Sbagli il balletto, no? Vai, vai. Era quello. Dai, assaglio, esatto, si scrive così, così si scrive. Dovete fare delle gif e mettere l'hashtag Ex on the Beach. Abbiamo già lanciato un trend topic comunque, così in 3, 2, 1. Quindi tu hai detto, hai dato il meglio di te stessa, il meglio, il peggio, anche, anche il peggio. E la figa l'hai dato, no. Hai dato il meglio, il peggio. Lo ma confermi che c'è stato? Io ho visto qualcosa, vero? E come ti sembrano tonici? Ma io ho visto un pezzetto fenomenale dove... Sono gioie, sono gioie, ragazzi, faccio i complimenti. Bravi, 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 anche perché ovviamente con una madrina come Elettra, nel senso, non è che potevamo aspettarci delle cose, diciamo, basiche, no? Dovevamo aspettarci cose pettinare bambole, direi proprio di no. Voi ragazzi questo weekend siete ovviamente anche voi impegnati qui alla Pride Week, siete sì, alla Pride qui Week. A Milano. Siete qui a Milano, siete, siete, non siete tutti di Milano ovviamente, no? Napoli. Con furore. Napoli con furore, quindi tutto questo weekend tutti a Milano insieme. Sì. Ma state tutti insieme? Io ho paura a lasciarli insieme qua questa settimana, perché, raga. Sanno che non è senza gli urli prima dalla sala. Colpa sua. Ma in che senso gli urli? Cosa è successo? No, gli urli di litigi. Non erano di piacere. Urli di litigi? Ma non sta litigando, ma di tra nuovo, chi? Di nuovo. Non ci voglio dire. Ma chi litigava? Eh no, infatti, dobbiamo aspettarci dei litigi. Ma che belli i tuoi capelli, mi piacciono. Sì. E tutte? Perché litigavate? Perché litigare? Facciamo della TV verità. Senza odio non c'è amore. Ecco, e con questa bellissima perla letta sulla smemoranda, chiudiamo questa bellissima. Chiudiamo questa bellissima diretta. Manda un saluto a tutti i tuoi fan, ricordandogli di che ci vediamo questo weekend e anche marketing. Brava, brava, vai bene. Questo weekend Digital Pride, non mancate. Perfetto. Ah, batterino. Cartellette, bandierine e anche tanto altro. Grazie a tutti.